Ma è difficile parlare, nel senso che siamo partiti bene, potevamo far gol, sbloccarla, non siamo riusciti e come spesso ci capita, la prima neanche occasione, alla prima mezza subiamo gol e poi abbiamo avuto all'inizio una reazione e poi dopo non siamo riusciti più a sfondare, tanto possesso palla, ma fondamentalmente abbiamo rischiato in due o tre ripartenze e niente, partita negativa. Questa squadra continua a subire gol in pratica da qualche partita, dopo che nelle precedenti gare invece la difesa aveva dimostrato una buona tenuta, ma soprattutto il dato oggettivo è che questa squadra soprattutto fatica a segnare nelle ultime gare. Ma come si dice sempre, ed è la verità, non è mai la difesa e non è mai l'attacco. Evidentemente in quelle partite abbiamo lavorato meglio e oggi non l'abbiamo fatto. Sicuramente c'è rammarico perché volevamo vincere, ci credevamo e purtroppo abbiamo perso una partita strana, particolare, perché poi abbiamo preso gol su ripartenze, quando poi la palla l'avevamo sempre noi, anche se poi pericolosi siamo stati poco. Ti faccio una domanda cercando di approfittare della tua esperienza e della tua sincerità, Bovo. È un luogo comune che questo Pescara è poco zemaniano. La squadra è con l'allenatore, con Zeman, che riesce a seguire le idee dell'allenatore, sincero. Ma è certo che la squadra è con l'allenatore, mi viene difficile pensare anche il contrario, anche volendo, visto magari il vostro pensiero, vorrei sapere chi e come potrebbe farlo, nel senso siamo una squadra giovane e siamo con l'allenatore, sicuramente ci stiamo mettendo del tempo e c'è da lavorare, oggi la partita dice questo e comunque anche se fosse andata diversamente c'è da lavorare. Testa bassa, adesso è il momento di non parlare meno possibile, cercare di con i fatti di ribaltare già da venerdì la partita negativa di oggi. Può aver influito anche su questo risultato un po' di mancanza di serenità, anche quello accaduto ad Empoli a Pigliacelli, giocatore fuori rosa? Non c'entra nulla, nel senso noi sono cose che piacciono a voi, non, assolutamente no. Venivamo da una vittoria in casa, da due vittorie, abbiamo perso a Empoli una partita complicata e basta, non c'era né nervosismo né nulla, volevamo vincerle, abbiamo provato inizialmente, poi ci siamo un po' smarriti. Con il Palermo nell'anticipo, snodo importante della stagione, sei d'accordo? Ma tutte le partite sono importanti, visto che la classifica è così corta, anche se poi siamo ancora agli inizi e c'è un campionato lunghissimo, quindi nulla è perduto. Sicuramente non ci dobbiamo far travolgere negativamente da questa partita e dobbiamo cercare di invertire la rotta già da venerdì. È eccessivo parlare in questo momento di un Pescara un po' in crisi d'identità, squadra che non riesce a seguire tatticamente il suo allenatore. Domenica scorsa, sabato scorso con l'Avellino era una grande squadra che vinceva, che non aveva sempre attaccato, quindi è tutto troppo in base ai risultati. Sicuramente non abbiamo fatto bene, altre partite abbiamo fatto bene. Ripeto, siamo una squadra che comunque deve lavorare ancora tanti, tanti margini di miglioramento, tanti difetti da limare, però mi viene da ridere quando si parla di una partita fatta bene, la squadra zemaniana, una partita persa, una squadra non zemaniana, è assurdo, quindi bisogna soltanto, ripeto, già da domani con la testa a venerdì, perché è una partita in casa e dobbiamo cercare di sfruttare il fattore campo, che ultimamente ci viene difficile. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo del butto di Elizalde, 15 minuti al tuo fianco, ci aiuti un po' a conoscere le caratteristiche di questo giovane di cui si dice un gran bene? Ma è un ragazzo giovane, bisogna lasciarlo crescere in pace e sereno. Sicuramente è difficile parlare del suo esordio, anche perché era una partita compromessa. Sicuramente farà piacere a lui, il ragazzo giovane, fa piacere a noi, è un bravissimo ragazzo e bisogna.